Salve, sono Eugenio Baraldi, direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'Università di Padova. Parleremo oggi di broncospasmo ricorrente in età prescolare e asma in età prescolare. Episodi di broncospasmo sono presenti in circa il 40% dei bambini in età prescolare. Il respiro sibilante o wheezing è un reperto auscultatorio, non una diagnosi, e può essere causato da condizioni cliniche diverse. Quindi attenzione alle diagnosi differenziali come ad esempio una sottostante tracheomalacia. In tutte le età l'obiettivo principale del trattamento del broncospasmo ricorrente e dell'asma è la prevenzione delle riacutizzazioni, che nell'80-90% dei casi sono innescate da infezioni virali delle alte vie respiratorie. Fra le novità delle linee guida GINA 2023 vi è la possibilità al di sotto dei 5 anni di usare lo steroide inalatorio già allo step 1 all'inizio di un'infezione virale respiratoria da associare, quando ce n'è bisogno, al broncodilatatore. Sempre nelle linee guida GINA 2023 viene confermato che in caso di 3 o più riacutizzazioni nell'ultimo anno gli steroidi per via inalatoria a basso dosaggio sono la terapia di prima scelta. Ma arriviamo adesso a un punto molto importante, un nuovo paradigma che purtroppo non è ancora stato sufficientemente recepito, e cioè il fatto di evitare l'uso del salbutamolo in monoterapia, ma di associarlo sempre agli steroidi inalatori. Perché questo nuovo paradigma? È stato dimostrato che l'uso del salbutamolo da solo può indurre una downregulation dei recettori dei beta 2 agonisti, e quindi è importante associarlo sempre agli steroidi. Gli steroidi associati al broncodilatatore riconvertono i recettori beta 2. È stato infatti dimostrato che l'uso del salbutamolo da solo porta ad un aumento delle riacutizzazioni e della mortalità per asma. In questo contesto dell'importanza di associare steroidi ai broncodilatatori, abbiamo le terapie di combinazione in un unico device, come ad esempio il fluticasone salmeterolo, indicato a partire dai 4 anni di età, che si aggiunge all'armamentario terapeutico dell'asma in età prescolare.